Si riaccendono gli animi dei detrattori dopo le dichiarazioni della Dirindina al quotidiano economico Il Sole 24 Ore sulla riforma della ASL unica in Sardegna. Fiocco Rosa nel centro di accoglienza di Fertiglia, tra i 64 ospiti anche 18 donne, nascono le prime storie d'amore tra esuli in terra sarda. Un punto prezioso per la Torre, si trasferta a Muravera mentre il latte dolce spugna il Vannisanna con una vittoria al suo esordio casalingo. Buonasera e bentrovati al TG di Canale 12. In apertura torniamo a parlare di sanità, non solo perché è uno dei temi più caldi di questo periodo, ma anche perché torna prepotentemente in primo piano dopo le dichiarazioni della senatrice Nerina Dirindin, ex assessore della sanità della Giunta Soru, che al quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha rilasciato dichiarazioni non proprio morbide nei confronti della riforma, anzi di fatto la boccia su tutta la linea, bacchettando anche Giunta e Consiglio. Questo ovviamente ha dato l'occasione all'opposizione di rafforzare la propria posizione critica, mentre in queste ore proprio si discute sui 100 nomi in lizza per la nomina di direttore generale dell'ATS. Sentiamo però tutti i dettagli nel servizio. E se la nomina del super manager dell'azienda per la tutela della salute sembra aver spaccato di fatto la maggioranza, le polemiche, assopite per qualche giorno, non si placano. A riaccendere gli animi dei detrattori le dichiarazioni rilasciate al Sole 24 Ore dall'ex assessore della sanità della Giunta Soru, Nerina Dirindin, che al quotidiano economico non ha risparmiato critiche e parole dure per la riforma della sanità. Più volte ho sostenuto che non esistono evidenze a favore di accorpamenti di aziende sanitarie, scrive, molto più semplicemente bastava l'individuazione di aziende capofila cui assegnare funzioni sovraaziendali come già previsto dalla legge. Dichiarazioni forti che appaiono in modo palese come una bocciatura in seno che il capogruppo di Forza Italia Marco Tedde non esita ad afferrare per riaffermare il suo punto di vista. Anche la senatrice del PD boccia con espressioni all'acido muriatico la riforma della sanità sarda che accorpa le 8 ASL. Non si risparmia, Tedde parla di pesante cappa plumbe a seguito della bocciatura della ex assessore Soriana e attacca il governatore Pigliaru, un prestigiatore più che un governatore, che aggirando la volontà legislativa offende il Consiglio regionale. Poca tenerezza anche da parte del capogruppo dei riformatori sardi in Consiglio regionale, Attilio De Doni. Mentre l'istituzione dell'ATS è bloccata a tempo indeterminato a causa delle beghe interne al centro-sinistra, la spesa sanitaria regionale continua a lievitare grazie agli atti assunti dai commissari delle ASL in via di soppressione. Sul Sole 24 Ore la Dirindin conclude con un monito severo. Si rimbocchino le maniche e dimostrino di avere gli attributi per svolgere il ruolo loro affidato, a partire dalla Giunta e dal Consiglio. E la stessa Dirindin a suggerire un'alternativa. L'unica strada sarebbe il rinviare l'attuazione della riforma, soluzione di per sé non priva di senso, ma certo politicamente costosa. Bocciature, rinvii e giochi di prestigio a parte, la gestione del passaggio alla ASL unica e la nomina del super manager sembrano ormai essere il vero banco di prova di questa legislatura arrivata al giro di boa. Intanto il rimpasto di Giunta sembra sempre più probabile. Ed ora parliamo di migranti. Mentre continuano gli sbarchi degli esuli anche in terra sarda, siamo andati a visitare il centro di accoglienza di Fertiglia, un esempio di accoglienza e integrazione per i 64 ospiti della struttura algherese. Sentiamo nel servizio i dettagli che ci racconta Sandra Sanna. A volte l'immigrazione ha il volto sorridente di Yusuf. Osservando questi ragazzi pieni di vita, è difficile pensare a quali pericoli sono scampati prima di sbarcare sulle coste italiane ed essere smistati in uno dei tanti centri di accoglienza diffusi nel paese. Ma ai 64 ospiti, per la maggior parte del sud sahariano, della struttura sulla spiaggia di Fertiglia, gestito dalla cooperativa La Luna, forse è andata meglio rispetto a tanti altri esuli che hanno attraversato il mare su un barcone. Tra loro anche 18 donne e 14 minorenni del Bangladesh. Le presenze femminili si registrano solo dagli sbarchi dello scorso maggio, ma secondo il responsabile della struttura, Roberto Cassitta, non solo non si è verificato alcun problema, ma la permanenza del gentil sesso ha migliorato lo stile di vita dei giovani extracomunitari, ora molto più curati nell'aspetto e nei modi, tanto che è sbocciata anche qualche storia d'amore. E a proposito di amore, è di ieri la nascita della prima neonata nel centro algherese. La vita nella comunità procede tra lezioni di italiano, educazione civica, informatica, incontri con psicologi e assistenza legale. E quando sono liberi da impegni di studio, come tutti i loro coetanei, giocano e si allenano con impegno nella speranza di poter intraprendere un'attività agonistica in qualche società sportiva. Ma per Yusuf la fortuna ha già bussato. Originario del Ghana, 20 anni, da due ad Alghero, anche se vive in un piccolo appartamento del centro, continua a frequentare i suoi fratelli. Quando è libero dagli impegni sportivi, con la squadra di rugby di Alghero, dove gioca con successo da circa un anno.
Restiamo a Fertilia, perde fascino il borgo di Fertilia dopo l'abbattimento delle palme storiche in via Pola. La strage di alberi causata dal punteruolo rosso hanno cambiato il paesaggio e ora c'è il problema di restituire decoro al verde pubblico. Nel servizio che segue le immagini delle ultime 8 palme abbattute nel centro del borgo. Marco Sanna. E un'altra Fertilia dopo l'abbattimento di numerose palme colpite dal punteruolo rosso. Il classico paesaggio che dalla chiesa apriva verso il mare non è più un ombreggiato viale ma un cimitero di ceppi seccati dall'infestazione del parassita. Come ha detto il presidente del comitato di quartiere, Luciano Solinas, è la fine di un'epoca. Quella delle foto scattate in infilata sulla via Pola, con i portici contornati dalle palme mediterranee che caratterizzavano un po' tutto l'Algherese, ma che anche nella città catalana sono sempre più rare. Colpa del terribile coleottero che insemina di uova e legno, dando vita a voracissime larve grosse come un dito che si nutrono della fibra delle palme. L'abbattimento è iniziato venerdì con 8 grandi alberi che avevano ormai la chioma secca e afflosciata. Ma la lotta al parassita in pieno corso con l'uso di insetticidi si cerca di ridurre la popolazione del coleottero che ormai imperversa in tutta l'isola. Altre palme saranno abbattute, altre si vedranno seccare dopo l'attacco invisibile delle larve che divorano il legno. Ora si dovrà ricostruire un paesaggio diverso, piantando nuovi esemplari o altre essenze, ma per questa operazione bisognerà attendere il corso dei lavori di riqualificazione del borgo previsti dal progetto pilota, lavori che non si sa ancora quando inizieranno. Nel frattempo, Fertilia ha perduto molto del fascino a cui eravamo abituati. Ed ora andiamo a Sassari, la Vergine di Montserrat, la patrona della Catalogna ma anche del gremio dei Sarti. Ieri nella chiesa di Santa Maria di Betlem la festa maggiore con la cerimonia dell'intregu al mattino e la processione in serata. Sentiamo Luca Foddai. È la patrona della Catalogna ma anche del gremio dei Sarti che ha rinnovato la propria festa maggiore nel segno della Vergine di Montserrat. Domenica mattina nella chiesa di Santa Maria di Betlem, dove trovano casa il candeliere e la cappella del gremio, la cerimonia dell'intregu ha visto il passaggio della bandiera dall'orbriere maggiore uscente Alessandro Bozzo a quello nuovo Gabriele Moracini. La funzione religiosa è stata guidata da padre Salvatore Sanna, provinciale dei frati minori conventuali, che ha annunciato anche le altre cariche gremiali per il 2016-2017. L'orbriere di candeliere è Salvatore Spada, mentre l'orbriere di cappella è Giovanni Andrea Pasca. Le voci bianche della polifonica Santa Cecilia, dirette da Laura Lambroni, hanno eseguito per la prima volta a Sassari il brano chiamato Il Virolai, in onore della Morenetta, brano che ogni giorno alle 12 viene cantato nel monastero benedettino di Montserrat in Catalogna dalla Escolania de Montserrat. In serata dalla chiesa di Santa Maria è partita la processione con il simulacro della Vergine, a cui hanno partecipato i gremi che fanno parte dell'intregremio. Il gremio dei Sarti, chiamati in sassarese Ridrapperi, partecipa alla farada sin dalle origini, seppure con alcuni momenti di pausa, in particolare nel XIX secolo. Il suo candeliere, secondo ad entrare a Santa Maria ad anni alterni con quello dei muratori, si differenzia dagli altri perché non ha le bandiere degli obrieri e neanche i Bora Bora. Classificato come stile impero, ha un motivo baroccheggiante a spirale nella colonna. Nel luglio dello scorso anno è stato benedetto il nuovo candeliere, che riprende quello antico, senza cappitello né cappelletto, e con un braciere sulla sommità. I cacciatori sardi si mettono a disposizione della regione per contribuire a combattere la peste suina. A Sardara si è svolto un incontro fra l'associazione Cacciatori di Sardegna, l'assessore Maninchedda e il responsabile dell'unità per l'eradicazione della malattia De Martini. Sentiamo i dettagli nel servizio. I cacciatori della Sardegna si mettono a disposizione della regione per contribuire a combattere la diffusione della peste suina. In un incontro organizzato dall'Unione Cacciatori di Sardegna a Sardara, l'assessore ai lavori pubblici Paolo Maninchedda, in rappresentanza dell'esecutivo, e il responsabile dell'unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana, Alessandro De Martini, hanno incontrato gli appassionati dell'arte venatoria per un dialogo costruttivo sui diversi ruoli che possono prestarsi a combattere la malattia animale. È proprio il contagio fra i cinghiali e i maiali lasciati allo stato brado il sistema di diffusione più difficile da eradicare. Molte popolazioni di suini selvatici, specialmente nel Nuorese, in Ogliastra e in molte zone del Sassarese, sono portatrici del virus responsabile della malattia e se non vi fossero contatti con le specie allevabili, i focolai resterebbero circoscritti nella macchia dove vivono i cinghiali e sarebbe relativamente più facile estirparla, almeno dagli allevamenti.
I cacciatori svolgono un ruolo importante nella vigilanza del territorio, abbattendo capi sui quali si possono compiere studi statistici sulla diffusione delle malattie, riducendo la popolazione dei cinghiali che cresce continuamente e ricacciando nella macchia gli animali durante le battute, come ha riconosciuto il responsabile per l'eradicazione dei martini. L'assessore Manichedda ha chiesto all'Associazione Venatoria di formulare proposte da esaminare nelle commissioni regionali. I cacciatori, ha detto, da soggetti privati possono difendere e sostenere un progetto pubblico di cui tutta la Sardegna potrà beneficiare. E torniamo a Tiesi, fine settimana dedicato al mondo dei cavalli, pariglie spettacolari con gruppi da tutta la Sardegna, una fiera artigianale, una mostra fotografica e un convegno dedicato al connubio tra turismo e mondo equestre. Sentiamo. Da tutta la Sardegna a Tiesi per assistere ma anche partecipare alle spettacolari pariglie. Domenica il comune del Meilogo ha accolto un grande pubblico che ha potuto ammirare le corse e le acrobazie dei cavalli e dei cavalieri. A segnare il ritmo le note dei tamburini di Oristano. 5 applaudite discese per i gruppi provenienti dalle province di Sassari, Nuoro e Oristano. Un successo, come sottolinea Angelo Masia, speaker della manifestazione e maestro di equitazione di Bonnannaro al centro equestre sardo Cheyenne. La valentia del cavaliere, dell'uomo sardo, è quella anche di portare con onore e con orgoglio questo tipo di disciplina equestre in giro per il mondo. Le pariglie hanno chiuso 2 giornate curate dall'associazione ippica tiesina e interamente dedicate alla passione per il cavallo, la stessa che ha ispirato le opere più celebri del famoso pittore di origine tiesine Aligi Sassu. Nel museo a lui dedicato è stata inaugurata una mostra fotografica con immagini del mondo ippico in paese, dagli anni 60 a oggi. Allestita inoltre una fiera artigianale con stand di prodotti tipici e articoli per cavalli e cavalieri, oltre alla seguitissima ferratura a caldo. Promosso infine anche un convegno dedicato al connubio tra turismo e mondo equestre, che ha visto la partecipazione di operatori del settore e di rappresentanti delle istituzioni regionali. Ed ora è il momento del secondo appuntamento con il punto di Telese. Oggi il noto giornalista parla di Renzi e della sua azione politica. Mauro Fancello e Argentino Tellini. Questa sinistra, che però non decolla, nonostante la crisi, ci sono tanti terreni per la sinistra, eppure la sinistra in Italia rimane ai margini. Come mai, secondo te? La sinistra è stata scalata da Matteo Renzi, che non è, come dire, la causa, è l'effetto di un declino. Renzi non è una persona di sinistra, secondo me, è un leader spregiudicato, anche spietato, abbastanza cattivo, e che ha come unico obiettivo la conservazione del potere, e quindi gli pare bellissimo governare con Verdini, con Bondi, con Cicchitto, con tutti quelli che, quando abbiamo fondato il Fatto, pensavamo fossero le persone più imbarazzanti del berlusconismo. Essendo anche loro persone attaccate unicamente al potere, a loro sembra perfettamente normale governare con il PD. Quindi penso che la contraddizione sia di Renzi e forse di chi lo vota, perché con la sinistra tutto questo non ha niente a che vedere. Ed ora la pagina sportiva, come sempre molto ampia nel lunedì. Partiamo dal calcio con il pareggio della Torres a Muravera. La storica squadra cittadina incassa il primo punto della stagione. La soddisfazione del mister Bacci per i margini di miglioramento dimostrato dai suoi ragazzi. Il servizio di Gianni Zara. Espressione di violenza. In un confronto condizionato dalla necessità di non perdere per le due contendenti, la Torres ha saputo estrarre un punto prezioso nella delicata trasferta a Muravera, al termine di una gara disputatasi su un sintetico di dimensioni ridotte al minimo indispensabile, quindi congeniale al modo di interpretare le gare interne dei padroni di casa. Ben disposta in campo da mister Bacci e grazie alla tenuta di un reparto difensivo in cui si è distinto per impegno e bravura Alberto Accardo, la compagine sassarese ha prima fronteggiato l'impeto della compagine locale e poi si è dedicata all'impostazione di alcune azioni offensive che avrebbero potuto regalarle anche la vittoria. Certo, il Muravera, che giocava davanti allo scarso pubblico locale, le ha tentate tutte per ottenere l'intera posta in palio, senza disdegnare neppure il ricorso alle maniere forti, che non hanno intimorito una Torres capace di fronteggiare gli avversari con altrettanta fermezza, come dimostra l'espulsione di De Sena per fallo su bisogno e i tanti cartellini gialli sventolati dall'arbitro mercenario di Genova fra i 22 giocatori in campo. Nell'analisi del dopogara, Guglielmo Bacci ha dichiarato la propria soddisfazione per la gara disputata dai suoi ragazzi e per i margini di miglioramento dimostrati dalla squadra, che attraverso i rinforzi promessi dalla società sarà in condizione di disputare una stagione dignitosa.
Di diverso parere Marco Piras, allenatore del Muravera, secondo il quale la sua squadra meritava la vittoria che non è giunta, solo per sfortuna e per l'incapacità dei suoi ragazzi a mantenere lucidità e concentrazione nelle numerose occasioni da gol create. Dal canto suo il presidente della Torres, Daniele Piraino, ha smentito nuovamente l'ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza della società, ha ribadito la totale disponibilità all'ingresso di nuovi soci, ha confermato l'incontro con Umberto Graziano nel tentativo di recuperare il rapporto con i tifosi e ha assicurato l'arrivo di rinforzi importanti in settimana, ampliando la rosa a disposizione dell'allenatore in vista del derby con il San Teodoro al Vanisanna e della stracittadina con il Latte Dolce nel turno successivo. Ancora calcio con il Latte Dolce che si aggiudica il derby contro il Lanusè, scusate, nella sua prima gara casalinga. Buone indicazioni per il sodalizio sassarese, matricola di questo campionato. Il servizio di Cori Bichesu. Il Latte Dolce bagna con un successo l'esordio casalingo in quarta serie. 2-0 il finale contro un Lanusè ancora alla ricerca di equilibri. Primo tempo giocato alla grande dai biancocelesti, che hanno siglato la prima rete al nono con uno dei suoi giovani, Pala, che ha ribadito in gol una mischia creatasi di fronte a Trini. Il raddoppio arriva su penalty, concesso per un fallo subito a Tergo da un attaccante latedolcino, rapido nel convergere al centro. Dal dischetto, con freddezza, arriva il raddoppio di Usai, che di fatto mette al sicuro il risultato. Ad inizio ripresa, reazione della Nusei, che non concretizza le occasioni create. A fine gara, le impressioni di Mister Pava, di Luca Scognamillo e di Mister Ervatin della Musei. Ormai siamo abbastanza vaccinati per non provare tensione o pressione, insomma, non eravamo assolutamente spaventati, eravamo concentrati e curiosi, insomma, a metterci alla prova in quello che ormai è anche il nostro campo e fiduciosi di far bene, insomma, sapendo che comunque la partita non sarebbe stata facile, perché la Musei è un'ottima squadra, giocano un bel calcio, sono organizzati e hanno individualità di spicco. Siamo consapevoli comunque di poter far bene quest'anno, ci mettiamo sempre molto impegno, diamo il massimo e sicuramente, come abbiamo visto oggi, i risultati possono arrivare. Stavamo diventando la squadra bella, che gioca bene, che prendeva i complimenti. Non volevo che diventasse una routine, quindi in attesa di trovare più certezze e quindi di poter mantenere anche un bel gioco, però che porti poi concretezza, volevo dare un po' più di tranquillità alla squadra giocando in un modo un po' più coperto, quindi aprendo il tridente, quindi avendo più copertura in ampiezza, e cercare di aspettarli un po' più bassi senza, facendoli giocare la palla su. Però è inutile, io sono convinto e rimango convinto che non si può giocare per non vincere, perché tanto non è difendendoti che non prendi gol, ma secondo me è provando a farlo. Ed ora il basket, esordio davanti al pubblico amico per la Dinamo, si aggiudica il trofeo Anselmi battendo per 92-87 i campioni turchi del Galatasaray e domani si replica a Nuoro per il trofeo Meridiana. Il servizio. Presidente, il Mimì Anselmi ha un sapore particolare perché è il ricordo di una grandissima persona. Vincerlo nei confronti della squadra che lo scorso anno ha vinto l'Eurocup credo che abbia un sapore ancora migliore. Guarda, Mimì è una persona squisita, io ho avuto la fortuna di conoscerlo nelle trasferte che abbiamo fatto e c'è fra l'altro un particolare ricordo che mi lega a lui, che però resta tra me e lui, era anche un veggente. Sì, la città oggi ha risposto presente come sempre, credo sia per la Dinamo che per la missione che oggi avevamo, che era quella di, come ha detto giustamente il dottor Cucurese, di dare una goccia in un mare di problemi, però una goccia aiuta, a goccia si risolvono i problemi, quindi alla fine credo che sia andata molto bene da un punto di vista organizzativo e ovviamente siamo felici anche perché Galatasaray è una squadra che ha vinto l'Eurocup, una squadra di altissimo livello, farà l'Eurolega, insomma, anche se il basket di precampionato non è mai un basket veritiero, fino in fondo almeno fa sempre piacere vincere. Ancora basket, prosegue la preparazione al prossimo campionato di basket femminile del Sant'Orsola, la storica società sassarese punta sulle giovani del suo vivaio. Sentiamo.
La storica società del basket Sant'Orsola Femminile si appresta ad iniziare un altro campionato con le sue atlete. Pietro Carlini racconta il progetto. Quest'anno purtroppo la defezione di Nulvi porterà un campionato un po' monco, però comunque sono 7 squadre, credo che noi e il Basket 90, l'altra squadra di Sassari, potranno dire la loro, e penso anche che ci sia un miglior, in questo momento forse un miglior fermento, un tentativo di migliorare il livello del basket femminile. Basket femminile che nel sud dell'isola esprime forse le forze migliori, voi per storia, voi per intervento degli sponsor, però al capo di sopra, come si dice in gergo, il Sant'Orsola rappresenta la storia. Eh beh, insomma, io, la mia storia è Sant'Orsolina, vedevamo le partite delle ragazze quando io ero giocatore, allenavo poi, ed è sempre stato un momento importante. Bisogna riprovare a fare qualcosa, bisogna riprovare a riportare le ragazze in palestra. Io sono sicuro che la mia idea è che le ragazze fanno pallacanestro, non fanno pallacanestro femminile, fanno la pallacanestro maschile, con magari diversi tipi chiaramente di prestazioni, però bisogna insegnare a conoscere il corpo, a muoversi in un certo modo, e questo, e su questo stiamo cercando un po' di lavorare. Sono in corso i campionati assoluti sardi di tennis ospitati dalla Torres Tennis Club negli impianti di Viale Adua. È iniziata la settimana che vedrà l'assegnazione dei titoli. Sentiamo. Sono in corso di svolgimento i campionati di tennis sardi assoluti. Questi i primi risultati. Masala batte Pintore 6-1 6-0, Pugioni batte Garbo 7-5 6-3, Bitti batte Pinna 6-2 6-3, Secchi batte Mazzucchelli 6-1 6-4, Carlini batte Razzoli 6-3 6-2. Per quanto riguarda il doppio maschile, Mazzucchelli Ziulu batte Pinna Sciarra 6-4 6-2. E la coppia Masala Muggiolu batte Bura Oronti 6-1 6-2. Per il singolo maschile abbiamo Masala batte Zucca 6-0 6-2, Virdi Stramaglino 6-3 6-2, Mocci Nascimben 4-6 6-4 6-4, Asara batte D'Attena 6-3 6-3, Kerchi batte Ruiu 6-3 6-1, Basso Stangoni 6-1 7-5, Frontini Oronti 6-1 6-1, Andolfi batte Dessì 6-0 6-1, Rodella batte Peru 6-2 6-3, Ciulla batte Scanu 6-4 6-0 e infine Lecca batte Polo per 7-5 2-0 con il ritiro successivo di Polo. E in chiusura di questa pagina sportiva, una notizia a metà tra sport e cronaca. Voglia di ripartire e mettersi in discussione nella vessata a Viale Italia, un segnale di fiducia arriva da un commerciante che apre un nuovo punto vendita dedicato agli sportivi sassaresi. La cronaca. È nato a Sassari il Concept Store Mizuno, al servizio dei runners cittadini. Un segno di grande fiducia di un nostro concittadino che, nonostante i problemi legati alla viabilità, apre questo centro in Viale Italia. Abbiamo raccolto le sue impressioni nell'evento che ha visto protagonisti la Scuola Sarda del Cammino e i Guerrieri del Pavone. Cerchiamo di essere presenti ancora sul mercato, visto che la parte tecnica dello sport è stata ultimamente trascurata in questa città, e nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le grandi difficoltà che ci sono in questo momento, cerchiamo di essere ancora operativi e presenti anche per dare un input e dare un segnale alla città che siamo ancora presenti e faremo di tutto per esserci ancora. C'è un grosso interesse e una grossa ripresa del settore del fitness, inteso anche come beneficio fisico e come attività fisica. E per ora è davvero tutto, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it. L'informazione torna domani mattina alle ore 7. Ora vi lasciamo le notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa DN Kronos. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e darvi l'appuntamento ovviamente come di consueto domani alle 19.45 con il telegiornale di Canale 12. Buona serata, arrivederci.